Ritorniamo lì? Vuoi che torniamo alla tomba? Illumina se sì. Illumina. Torniamo alla tomba quindi. Guarda, quello suo. Ancora. Anche qua. Fa vedere. Guarda. Porca miseria. Vuole che torniamo alla tomba, vero? Sì. Leggerissimo. Sì. Guarda, beh. Pom. Dai, colpo. Guarda, continua. Guarda, anche qua, sei qualche preferisca da Luca. Infatti volevo cambiare zona apposta. Ragazzi, siamo tornati alla tomba. Eccoci qui, Elvira. Sei Sto pronta per parlare? Comunicare con noi. Ha rifatto il lupo. Guarda, illuminato! Penso... Anche il mio. Sei illuminato di qua, sei illuminato a me. Oh, sei rispetto al primo. Evidentemente ora Alessio deve noi. Esatto. Elvira, ci hai conosciuto meglio? Ti fidi di noi adesso? Hai che... Sei con noi, Elvira! Sei qui con noi, Elvira? Sì, questo era chiaro, eh. Elvira, puoi ridire il tuo nome? Prova a farci illuminare lo strumento, come ha fatto fino adesso. Guarda, rosso, è il mio! Anche il mio prima. Guarda lì! Oh, ancora. Sei qui con noi? Elvira? Puoi dire il tuo nome più volte, così lo sentiamo bene? Prova a dire il tuo nome. Puoi almeno farci illuminare di nuovo gli strumenti, così sappiamo che sei tu? Guarda, sono illuminato. Tutte e due. Sì. Okay. Ora ho visto bene. Ora ho inquadrato bene. C'è qualcun altro qui con te, eh? Chiunque sia può far illuminare gli strumenti, quindi quella presenza. Puoi posizionarti qui, in questo punto, così gli strumenti si illuminano. È andato? A uno è andato. Ha poca energia, però comunque vuole comunicare con noi.
vai, vai, è una stessa ancora. Si è illuminata uno il mio. Guarda anche quello, uno. Illumina lo strumento di colui con cui vuoi parlare. Avvicinate lo strumento della persona con cui vuoi parlare. Come mai? Oh, è il suo, guarda il suo. Sì, sì. Stavo perché? Per dire come mai hanno... Guarda, guarda, solo il suo. Perché? Solo il suo. Guarda lì. Guarda là. Ha smesso di... Senti, non fa più parole. Guarda, guarda. Possibile. Guarda lì. È incredibile. È qui, è qui. Sì, qui. Ho brividi, sei ragazzi, qui? Ho brividi. Non ho niente. Ho i brividi. Guarda, guarda. Sì. Sì. Continua. Porca miseria. Senti che adesso non si sente più voce. Sì, sì, è come se avesse, cioè, preso l'energia, preso l'energia il sufficiente per far illuminare lì. Ghostbox ora non va più. Lo senti? No, nemmeno una parola. Guarda! Sì. Cioè, non so è se... È proprio dalla parte tua? Non so se sentite, ma Ghostbox è... Non sta proferendo parola. Esatto. È come se adesso la sua energia è solo sul K2. E da questa parte, è qua da te. Infatti ho brividi io. Ho i brividi. Sento un'aria fredda anch'io, eh. Ancora. Tutti, tutti. È qui, si è posizionata qui. Concentrati sul tuo nome, di' il tuo nome forte. Però fateci caso, ora ha smesso il K2 e ha iniziato il Ghostbox. È vero. Stranissimo. È vero, stranissimo. Eh? Fabri? Sì. Oh no, illuminavo il K2. Guarda, adesso proprio non va. Prova a rifare come prima. Annulla la Ghostbox per accendere i K2. Sembra che se ha preso energia e si è sì, impegnato. Sì, ha capito come fare. Sta prendendo confidenza. Evidentemente... studiano gli strumenti. Sì. Come ti chiami tu, presenza che stai comunicando con noi? Elvira, ci può dire se è stato il tuo fidanzato a ucciderti? Elvira, ascolta. Ti vergognavi di qualcosa? Illumina il K2, se sì. Oh. Ho sentito delle voci dei femminili. Dove? Di là. Ma più di una? No, no, una voce, delle voci. Ma in lontananza. Dopo che ho fatto la domanda? Sì. Ti vergognavi di qualcosa? C'è qualcosa che non volevi fare? C'è qualcosa che non volevi fare? Ascolta, quando sei morta non c'era un solo uomo, vero? Ce n'era più di uno. Se è sì, illumina gli strumenti. Ho sentito qualcosa qui. Come fare? No, niente. Quella sera dovevi incontrarti con qualcuno? Era una scusa il fatto che dovevi andare a prendere
l'acqua alla fonte. Stai tranquilla, diccelo con serenità. Non vergognarti. Elvira, fra poco noi ce ne andremo. Questa è la tua occasione. Dici quello che vuoi dire. Dai più segnali possibili della tua presenza. Prova a comunicare con questo strumento. Prova a dirmi qualcosa. Prova a farmi un sussurro. Prova a avvicinarti vicino a me. Però sembra che sia andata, cioè. Sento molto più tranquillità adesso. Cioè, prima Sì, mi sentivo prima la una cosa carica. addosso, un'aria gelida, proprio. Non so. La sensazione era diversa rispetto Ora. a ora. Sì, assolutamente. Quando poi mi sono girato ho sentito proprio qualcosa dietro prima. Non so, ora. Magari si è concentrata. Ha dato tutta Tutto se verso me, sì. stessa. Che adesso non. Cioè, non so. Sì, in quei pochi minuti che è successo qualcosa di interessante da Ghostbox, K2 si è illuminato un po'. Ora non so. C'è qualcosa che vuoi dirci prima che ce ne andiamo, Elvira? Parla in quello strumento che è il mio compagno. Riesci a fare un rumore qui da queste parti? Sentito qualcosa qui, eh? Te? Qui, qui. Cosa ho sentito? Dove prima ho sentito che mi sono girato tutto rimbotto, qui. Bravo. Mi sento tipo un fruscio qualcosa. Come prima, come 2 minuti fa. Adesso sento una sensazione un po'. Non so come spiegarla. Inquietudine. Sì, anche io. Però volevamo capire chi l'ha uccisa. E lei? Non ce lo vuol dire o qualcuno la Oppure ce l'ha blocca? Può detto e non lo sappiamo adesso. essere. Ghostbox ci dovrebbe esaminare tutte le cose. Sì, Sì, comunque poi qualcuno vedremo insieme a lei i c'è. risultati Sì, quella sì, del sicuramente. Ghostbox. Oltre a lei qualcuno c'è qui. Puoi fare illuminare lo strumento come prima? Capisco perché. Ho sentito qualcosa così. Sulla Schiena. Oh, io l'ho sentito lì adesso. Ho sentito. Ho sentito come qualcosa che strappava l'erba, così. L'ho sentito qua dietro. Te non hai fatto mica rumore, vero? Io sono qui. No, nel senso, non hai fatto rumore. No, no. Dove, qui? Qui, ho sentito tipo così. Sì, è come se avesse strappato tipo quei fili d'erba. Il rumore era al solito. Si è illuminato. Si è illuminato? Sì, di poco, però si è illuminato. Sei qui? Porca miseria. No, giuro. Fino a qui, l'ho visto. Guarda caso quando. Cioè, dove hai sentito un rumore? Puoi rifarlo? Puoi illuminare? Mi hanno scoperto. Tanto ormai sappiamo chi sei qui. È qui su questo punto qui l'ha fatto. Sarei stato proprio un minimo, eh. No, io comunque mi sono sentito strusciare dietro. Sì. Ti giuro. Mi sono sentito strusciare dietro. Proprio come qualcuno si Prima, toccasse. sì. Elvira, sei qui intorno a noi, lo sentiamo. Però adesso ti devi concentrare dandoci energia alla strumentazione. So che per te è difficile, però ci devi provare. Come ho fatto prima? Come hai fatto prima. Prima. Prima.
è dato tutta se ste- tutta te stessa. Ti tu dirà. Aspetta, un giacchetto. Sì? Sì? Giuro. Che dite, la salutiamo? Direi sì. Ci vuoi salutare qua nello strumento? Ok, mi ha toccato, qua. Cosa? Qua, mi ha toccato qua. Giura? Ho sentito tipo come una ragnatela che mi veniva addosso. Che faccio luce, magari. Sì, ha fatto tipo così. No, però è bello. La cosa strana è comunque che... Cioè, si è avuto anche pochi riscontri anche... Laggiù. Andando verso il bosco. Questo era un saluto, Quello che ha dato a lei, così, sì. Dici? È quello che ho percepito. Passi qui. Fatti vedere, Elvira. Porca miseria. Senti lì. No. Se vuoi darci un segnale di saluto, prova a darcelo in qualunque maniera che vuoi. Toccato la mano. Ora? Qui. Come a me prima. Così. Tipo così. Ti sei sentito? Esatto. Uguale a me prima. Sei qui con noi, Elvira? Se si illumina questo strumento. Questi strumenti. Guarda. Illumina il mio. Guarda. Sì, a uno. Eccoli. Oh, oh. Porca miseria. Il mio no. Guardate. Il mio no. Allora sì. Un pochino sì. Cioè mi sta baciando. Perché? Non lo so perché, è contenta comunque. Ti senti baciare? Sì. Guarda, guarda, sei contenta, vero? Di aver parlato con solo noi. Solo il suo, Guarda, solo il suo. Hai baciato Fabrizio? Guarda. No, ragazzi. Si concentra sul suo, però un gocciolino anche il nostro. Certo, perché è qui comunque. Mi sa che mai ce l'ha andato. E alla fine, cioè, non è di male. Cioè, beh, io adesso non so. Smettere qui perché comunque. Cioè, qualche riscontro si è avuto e. Non so, adesso ho la pelle d'oca. Sì, sì. Sì, forse magari anche l'emozione, no? Non so. Comunque dicevo, cioè. Comunque lei si è manifestata in parte e cioè ha fatto capire che comunque era qui con noi, ma secondo me non era sola, secondo me. E niente, adesso la salutiamo e preghiamo per lei. Riposo in pace. Eccoci qui ragazzi, siamo giunti alla conclusione dell'indagine. Abbiamo provato forti emozioni, non potete capire. Tantissimo. Brividi, malinconia e contatto tristezza. Contatto fisico. Ho avuto sì. Io un contatto, tra virgolette, fisico. Praticamente sì. Mi sono sentito strusciare dietro la schiena e ho avvertito comunque dei rumori dietro di me. Io mi sono sentito toccare la mano e... una sensazione di malinconia fortissimo, brividi, tante cose.
anche a me ha toccato la mano, poi qui così, e poi ho sentito anche un bacio, quando la stavamo salutando. E il K2 ha dato qualche segnale, come se sì, lei comunicasse tramite quello strumento, e in particolar modo durante la sessione di Ghostbox, a un tratto ha smesso e si è concentrata particolarmente su K2. Su tutti i K2, è come se avesse dato tutta se stessa tramite quello strumento. Per farsi sentire. Per farsi, cioè, per farsi sentire, capire, sì, insomma. No, e... boh, anche a me, eh? Anche a me, qua adesso, eh? Boh, non so se anche lui, infatti ho visto anche lui, stava sentendo qualcosa. È stata comunque un'indagine davvero emozionante. E sì, che Elvira riposi in pace. Ciao Elvira. Ciao. Ciao Elvira. Ciao. Beh ragazzi, adesso abbiamo finito tutto. Ringraziamo Fabrizio per la collaborazione, esatto, per il suo aiuto. Grazie a voi. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Bella. Bella a tutti.